El test del diablo. Così è come lo chiamano in Spagna. Ma che cos'è veramente? Il test del diavolo è uno specifico allenamento svolto ad inizio stagione dai giocatori del Real Madrid ed ha i principali meriti del grande picco di prestazione atletica che raggiungono i Blancos durante gli ultimi mesi di stagione. Il metodo è stato utilizzato per la prima volta da Antonio Pintus, uno dei migliori preparatori atletici dell'ultimo decennio che vanta anni di esperienza in club come Juventus, Chelsea, Inter e per l'appunto Real Madrid. Il test si svolge con una Elevation Training Mask che viene indossata con l'obiettivo di individuare la soglia aerobica ed anaerobica di ogni singolo giocatore della rosa, al fine di produrre programmi di preparazione atletica che siano personalizzati per permettere a tutti di raggiungere il picco della prestazione atletica durante i mesi clou della stagione, marzo, aprile e maggio. Ma perché si chiama El Test del Diablo? Beh, perché ogni inizio stagione che si rispetti, i giocatori che sono costretti a farlo lamentano una sofferenza fuori dal comune, che in alcuni casi ha portato anche senso di vomito e di svenimento nei soggetti sottoposti. E voi, conoscevate il segreto delle prestazioni del Real?